viene da più tempo. Io penso che questa sia stata una buona riunione, una buona giornata, una partenza buona per le battaglie che ci aspettano, in particolare per la battaglia congressuale. Mi trovo molto d'accordo con la relazione di Cremaschi, e chi mi conosce sa che se io sono molto d'accordo non è perché ho un rapporto di sudditanza verso il leader della componente, ma perché credo proprio che questa relazione ponga effettivamente, rappresenta un salto di qualità. Personalmente io vedo, se vogliamo, la conclusione di un percorso di salto di qualità. Io credo che la rete 28 aprile sia oggi, lo dico francamente, diversa da quella di qualche anno fa, e dico diversa positivo. Le battaglie che abbiamo fatto anche su altri terreni, penso al movimento lo debito, eccetera, ci hanno rafforzati dal punto di vista programmatico. Parole d'ordine che forse anche tra noi trovavano un po' difficoltà, oggi sono nostro patrimonio. Non c'è bisogno, lo dico, non c'è più il compagno Murgo, di fare un altro comitato per fare le parole d'ordine del tipo nazionalizzazione sotto controllo operaio e senza indennizzo, non pagamento del debito, perché questi oggi, mi pare, se non capisco male, ma non credo, sono patrimonio nostro. Naturalmente poi lo dovremo sviluppare nell'elaborazione anche della piattaforma alternativa congressuale, per una battaglia che sarà difficilissima. Naturalmente io non nego le difficoltà, qualche compagno, il compagno Grassi, si è soffermato su questo aspetto. So che molto spesso noi ci ritroviamo in una sala piena, ma è una sala modesta, diciamo, se lo voglio dire io, perché non è teatro lirico, ecco, insomma, dovremmo riempire il tempio di Milano, vuol dire 2000 posti, credo, all'incirca. Non è una sala da 2000 posti, quindi so benissimo tutte le difficoltà, ma il punto di partenza secondo me è buono. È un punto di partenza che sconta certamente molto di propagandistico, ma compagni, io sono sempre convinto, ho fatto battaglie da decenni, se vogliamo, mi pare che siamo oggi la maggior parte, io almeno d'accordo, che come ci insegnava i teorici del movimento operaio, si parte sempre dalla propaganda, non è che si parte dall'azione. Perché se uno poi nell'azione interviene senza avere un retroterra di propaganda, fa magari del movimentismo, però poi una coscienza di classe che effettivamente è l'elemento essenziale su cui poi cambi per il futuro i rapporti di forza, se vuoi non solo lottare ma cambiare questa società, o meglio abolire, come diceva Marx, questa società, senza quello non costruisci nemmeno se le lotte sono importanti. In ogni modo, certamente in questa fase, propaganda, agitazione, azione. Probabilmente noi dobbiamo tendere ad arrivare all'azione, però sapendo, diciamo, che il punto di partenza della propaganda è essenziale. Con un elemento, io credo che probabilmente c'è stato un elemento, penso, diciamo, di frase non compiutamente sviluppato, io penso, rispetto al compagno, mi permetterà, il compagno astensionista, no? Lo definisco così, i rapporti di forza sono un elemento fondamentale. Il punto è che se noi cerchiamo di cambiare questi rapporti di forza, come ha fatto la maggioranza della sinistra, del sindacalismo, anche quello di sinistra, e della sinistra anche quella cosiddetta radicale, di adattarsi a questa situazione, in realtà con altri fini, poi, perché poi l'adattamento non è mai, diciamo, neutro, si è adattato, perché, ecco, diciamo che questa è la situazione. Questo, io credo che vada congiunto con gli elementi di costruzione, tentativi di costruzione dal basso, di rapporti con altre sigle, ma soprattutto i rapporti di delegati. Certamente il discorso di andare al movimento dei delegati, in questo siamo estremamente deboli. Se noi convochiamo un'assemblea di RSU, probabilmente non arriviamo a 500 compagni, spero di sbagliarmi, forse di più, va bene, insomma, non arriviamo a una grande massa di delegati pronti a battagliare, diciamo, nel proprio luogo di lavoro sulle posizioni che poi magari in un congresso possono anche votare. E naturalmente questo si intreccia però con una cosa, lo dico per concludere rispondendo all'intervento che ho trovato interessante anche a questo punto, però non ho condiviso perché noi dobbiamo chiarirci su questi temi, del compagno Grassi. Cioè il fatto che noi non possiamo credere nell'anno, nel decennio della pedata, in cui siccome la crisi avanza a quel punto i lavoratori ci riconoscono, per cui cauti fino a quel momento, non funziona così. Io vorrei che funzionasse così, ma noi dobbiamo saper rischiare, perché proprio la storia di questi anni, concludo, la storia della FIA, io credo che la FIA
dubbio, ha oggettivamente il gruppo dirigente, ha oggettivamente tradito, perché non ha capito che il momento in cui si trattava di rispondere è quando Macron ha iniziato l'attacco. La FIOM è stata sconfitta il giorno in cui ha detto, lo sintetizzo, non ha detto, occupiamo la Fiat di Termini, che era l'unica che si poteva partire e occupare, perché in quel momento si giocava la partita, perché quello diventava il fatto nazionale. E a noi qui dobbiamo essere pronti con la flessibilità di una battaglia all'interno delle strutture sindacali per mantenerci anche di agibilità, eccetera, per costruire propaganda, e all'interno dei movimenti dei delegati e tra lavoratori cogliendo il momento in cui bisogna saper osare e rischiare. Vi ringrazio. Bravo,